le sedie da Amazon, questi qua, e sono arrivati un giorno di anticipo. Adesso vi faccio vedere tutto. Mi è arrivato il pacco delle sedie. Peccato che devo montarli qua, il montaggio è effetto IKEA, ci vuole un ingegnere nucleare. Vediamo, ecco, ve l'ho detto, ci vuole, ah cazzo, ci vuole un ingegnere nucleare per montarli. Oh, adesso vediamo se riesco a montare la prima. Vediamo qua. Ah, guarda che belle. Qua ci sono le gambe. Ok. Questa. Oh. Ah. Sarà tutta l'attrezzatura. Queste qua sono altre gambe. I piedi. Guarda che bello. Bello, bello, belle. Guardate. Belle. Mi piacciono tantissimo. Belle veramente. Wow. Belle. Guardate. Bellissimi, belli. Allora, cominciamo con la prima che si lascia qua dentro e cominciamo col montaggio. Sposto questo e magari faccio vedere da qua l'altra parte. Aspetta.
Adesso vi faccio la recensione di queste sedie. Dunque, prima di tutto volevo dirvi che i capelli sono molto casuali perché ce l'ho secchissimi, devo lavarli e l'unico modo per tenerli in una maniera umana era legarli in questo modo. Comunque, allora, torniamo alle sedie. Allora, le sedie sono molto 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 carine, molto carine. L'unico difetto, non so se sono riuscita a notare, sono leggermente basse, sono abbastanza basse confronto al tavolo. Secondo me devono essere
vanno benissimo per un tavolo di vetro, perché così a me questo tavolo piaceva, non mi piacevano le sedie e quindi l'ho cambiate. Sono molto comode. Molto, 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 molto comode. Sono belle, comode, hanno un bel design, fanno una bella figura. Io l'ho pagata 95 euro su Amazon e sono arrivati, dovevano arrivare in 20 giorni, sono arrivati un giorno in anticipo. Sono veramente molto carine, sono soddisfatta. Spero che la mia recensione vi sia utile. PS, allora io mi sono trasferita da poco, sto ancora sistemando casa. Questo qua non è il risultato finale, il risultato finale sarà dopo. Sto cambiando un sacco ogni giorno, vernice un punto, un altro, un armadio, un mobiletto, un muro e quindi vi aggiornerò. Ciao belli, buona domenica.